Cristina è Pippo e Liu. Allora ragazzi, siamo qui con un mistero LOL da risolvere, Pippo? E in particolare, guardate un po', abbiamo questo baule che è veramente molto molto misterioso. Guardate, ha anche un lucchetto davanti, quindi veramente misterioso al massimo. E inoltre cosa abbiamo? Per fortuna questo. Per fortuna, quindi per aiutarci nella nostra ricerca, abbiamo una lente. Alzala su, Pippo. Si vede molto bene con questa lente. Guardate, cioè, che per bella. Esempio, abbiamo provato tipo Tino ha scritto delle scritte e la vedevi e già e sembrava che l'avevo attaccata io. Bravissima, e appunto la lente I Spy. Allora qui abbiamo anche preso la nostra amica LOL, così ci sostiene nella nostra ricerca. E appunto guardate, nella lettera ci sono degli spazi vuoti da riempire e magari li riempiremo a mano a mano che apriremo il nostro baule. Magari ci può aiutare. Eh sì, la lente ci aiuterà tantissimo. Allora, vediamo no, anche la LOL, sto dicendo. Sì. Allora, prima cosa naturalmente, Pippo, cos'è? È aprire il lucchetto, perché sennò non riusciamo ad aprire il nostro baule. Allora, certo. Allora, vediamo un po', però ci deve essere una combinazione naturalmente, che non sappiamo qual è. Proviamo a vedere se abbiamo degli indizi. Pippo, forse qua... Vedo qualcosa. Vai, adesso la facciamo vedere. Magari Pippo vai lì, così intanto si vede. Anche i nostri amici panda vedono. Vedete, qua sembra che ci siano dei numeri, eh? Uno... Adesso Pippo li fa vedere. Vedi più vicino, Pippo? 1919. Pippo, mettiamo la lente qua vicino, così la facciamo vedere meglio ai nostri amici. Vai. 1919. Ok, proviamo se con questa combinazione si apre, se no magari può darsi anche che i numeri sono da mischiare, quindi vediamo un magari po'. Magari potrebbe anche essere 919, quindi... Eh sì, allora proviamo con 1, 9, 1, 9. Vai Pippo, provi tu. Così vai, prova e tiri su. Vai, aspetta, così. Sì, si è aperto ragazzi! Wow, fantastico, adesso la giriamo, se no si apre. Al contrario. Ok, a te l'onore Pippo. Togli il lucchetto. Oh, tre, fantastico. Primo due, passo. Uno, via! Wow! Ma queste mi sembrano stelle. Sì, bravissimo. Allora Pippo, vediamo un po' di toglierla. Wow, che bello. Allora, LOL Surprise Under Wraps. Che bello, con 15 sorprese. E infatti no, più vabbè. Grande. Sì, infatti del più grande delle altre LOL. Allora, l'apriamo Pippo. Sì. Ragazzi, apriamola insieme. Pippo intanto è già pronto con la lente per decifrare tutti i messaggi. Allora, apriamola subito. Qua c'è la cerniera. Iniziamo. Sono emozionatissima, vero Pippo? Chissà cosa troveremo. Oh, ale! Perfetto, togliamo il primo strato. Wow! Mamma mia. Guardate un po' cosa abbiamo trovato. Una lente. Pippo? La lente uguale a quella grande, però piccolina. Cioè, è troppo bella. E mi sa che voglio proprio dovremmo... Un po'... Dovremmo decifrare i messaggi qua dentro con la lente piccolina. Allora, perfetto. Guardate che è decorata benissimo. Direi subito di usare la lente che abbiamo appena trovato per decifrare i messaggi. Questi messaggi qua. Vai, Pippo. Inizia a metterla qui. Così vediamo un po' i messaggi che ci sono. Aspetta, ti aiuto. Guardate qua. Sono in inglese. Questo è uno. Poi... C'è uno anche qua. Guardate che carino, c'è molto misterioso, ragazzi, fantastico. Ok, c'erano questi due. Andiamo avanti adesso con questa cerniera. Io Pippo inizio solo, ti faccio solamente l'inizio, poi tiri tu, facciamo una testa. Ok, vai. Qualcosa qua. Sì, vabbè, Pippo nota tante cose. Vai. Tira questo qua in giù. Vai, ecco, naturalmente si va a rompere. Oh, perfetto, adesso si può aprire. Wow, abbiamo trovato un primo messaggio ragazzi qui. Wow, fantastico. Poi c'è niente, vero Pippo? Ok, così possiamo toglierlo. Iniziamo subito col decifrare il messaggio. Allora, c'è una frecciolina rivolta verso l'alto e poi una montagna. Quindi penso proprio che indichi la cima della montagna, ragazzi. Pippo? Sì. Sei d'accordo con me? Allora, questo messaggio qui possiamo attaccarlo in uno di questi tre spazi, però vedendo sulla cima della montagna direi proprio che sia qui, che dice forse si nasconde, quindi sulla cima della montagna. Allora, attacchiamolo subito per completare. Ok, allora andiamo avanti.
Ok, perfetto, togliamo. Wow, allora c'è le istruzioni. Ok, vediamo un po', ragazzi. Abbiamo trovato questi codici. Guardate un po'. Sei codici. Vai, Pippo, metti tu la lente. No, lasciala lì, però metti la lente. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Ad esempio, qua c'è la nuvoletta e il sole. Poi, qua, Pippo, la caramella e il limone. Il cuore, il simbolo della pace. Poi, il fuoco e il ghiaccio. La corona e il diamante. E il quadrifoglio, quindi porta fortuna, e il diavoletto. Allora, ragazzi, vediamo. Allora, questi codici praticamente servono per aprire questi vani che ci sono qua. Sia questi due che questo, sì. Allora, però bisogna andare un po' a fortuna. Ok, Pippo, dai, proviamo una combinazione. Scegliela tu. Nuvola e sole. Ok, nuvola e sole. Vediamo un po'. Nuvola, il sole, qua. Proviamo. No. Proviamo limone, cioè caramella e limone. Vediamo. Sì, ragazzi, è morbido. Wow, ce l'abbiamo fatta. Ok, apriamo la bustina. Aprila tu, Pippo. Vai. Anzi, questa teniamo aperta, sennò mi dimentico che abbiamo aperto proprio questa. Ecco qua. Wow. Che bello, azzurrino, tra l'altro. Mettiamolo qua, così ve lo facciamo vedere. Wow, bellissimo. Adesso proviamo l'altro. Allora, proviamo fuoco e ghiaccio. No. Proviamo corona e diamante. Proviamo nuvola e sole. Sì, ragazzi, si è aperto! Ok, vai Pippo, sempre a te l'onore di aprire la bustina, vai. Dai, una testa voglio fare. Ah, wow, ragazzi. Vediamo cosa c'è. Wow, ci sono le scarpine rosa. Che carine, ragazzi. Adesso passiamo a questo qua sopra, che è grande, ragazzi, eh. Tina, te adesso allora dire uno, segno della pace e cuore. Pace e cuore? Vai, vediamo un po' se Pippo ha ragione. No, Pippo. Proviamo quadrifoglio e diavoletto. Corona e diamante. Corona e diamante. Sì, bravo! Perfetto. Apriamo anche questa. Vai, Pippo. Tocca a te. Wow, poi ce n'è un'altra qui, ragazzi. Allora, un'altra combinazione. Vai. Il vestito. E mancava. E mancava il vestito, naturalmente. No, 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 lascialo pure con la plastica dentro. Allora, è azzurrino anche questo qui, vedete? Lo stesso azzurrino del biberon con tutti i bottoncini. Cioè, il colletto, ragazzi. Cioè, mamma mia, le LOL quanto Tina, sono belle. L'ultima. Okay. Adesso l'ultima combinazione. Anche dai, io la so, Tina. Allora, Fuoco e ghiaccio. Fuoco e ghiaccio. Vediamo. Dai, se azzecchi pure questo, Pippo. No, no. Ah, no, adesso la so. Corona e diamante. Proviamo nuvola e sole. No. Pace e cuore. Sì, pace e cuore. Allora, iniziamo con una cosa alla volta. Qua c'è la checklist. Bravissimo, la checklist. Eccoli qua. E qua ci sono, vedete, non sono rivelati, però ci sono anche le altre LOL. Guardate un po', bellissime. Ok, ah! Ok, qua c'è il messaggio, vabbè, qua in inglese. Ah, ok, in inglese e francese. Sarebbe lo stesso messaggio che abbiamo noi qui in italiano. Perfetto. Poi, cosa questo c'è? Allora, vai, apri Pippo. Wow, che bello! Non so cosa manca. Vediamo. Oh, ah. E manca un suo dettaglio, gioiello, eccetera. Quindi... cos'è? Un cappellino! Ah, ma il cappellino quello da neve! Bravissimo! Mettilo qua, Pippo. Vai. Wow, che pompon! Ad orsetto. Ad orsetto, sì. Ok, poi dentro c'è questa tracollina che si mette, perché questa può diventare anche una bellissima bag, una bellissima borsa. E poi chi c'è? La protagonista, ragazzi! La LOL! La LOL! Che carina! Vedete, sembrava viola, in realtà azzurra. Vedete, da fuori con il vetro rosa sembrava viola. Guardate, ragazzi, la copertura di questa LOL è bellissima e ricorda anche un ariete. Guardate, è bellissimo. Guardatela qua!
Cioè, fatta troppo bene. Ok, adesso l'apriamo senza romperla, naturalmente. Oh, vediamo la prima parte. Che carina, guarda Pippo. Hai i capelli? Sì. Rosa! Cioè, bellissima. Poi, vai, togli le altre parti tu. Vai, qua vicino però, così lo vedono anche i nostri amici panda. Vai, senza romperla, mi raccomando. Anzi, togliamo le manine così riusciamo... Ecco così. Va bene così. Ok, wow, che carina! No, vabbè, ragazzi! Cioè, guardate, ha le calze a rete, a quadretti. Guardate che carina! Ok, adesso la dobbiamo vestire. Allora, mettiamo il vestitino, Pippo? Sì. Allora, mettiamolo. Eccola qua! È bellissima! Guardate qua, naturalmente, anche lo spazio per mettere i piedini, per stare in piedi. È meravigliosa, ragazzi! Allora, vi diciamo anche il suo nome. Si chiama Big City BB, questa qua. E appartiene al Chill Out Club. Bellissima. E può fare due cosine, ovvero cambiare colore, forse l'ombretto oppure i capelli, vedremo insieme. E poi spruzzare acqua dalle orecchie, quindi vediamo subito. Allora, qua abbiamo una ciotolina piena di ghiaccio. Vai, Pippo, la immergi tu? Sì. Vai. Metti giù. Bravissima, bravissimo. Pensavo alla LOL. Ok, vediamo un po' se cambia. Aspetta, Pippo. Il ghiaccio. No, non noto dei cambiamenti. Vedete, ragazzi, uguale a prima. Non noto dei cambiamenti. Forse no. No, forse non cambia. Cioè, fa una delle due cose. Vediamo se sputa acqua dalle orecchie. Immergiamola qua. Adesso la carichiamo. Un attimo. Mi sa proprio di sì, perché ho visto già i buchini nelle orecchie, eh? Quindi penso di sì. Vediamo, ok. Vai, Pippo? Sei tu? Esce? Sì. Sì? Sì? Guardate! Wow! Fammi provare, Pippo. Quanta acqua hai messo dall'orecchio al mare? No, vabbè, bellissima. L'avevo messa nella sua capsula di uovo, ragazzi. Veramente bellissima. Mi è piaciuto tantissimo. È vero, Pippo, trovare, comunque risolvere il mistero. Veramente bellissimo. Allora, ragazzi, prima di concludere il video, salutiamo alcuni. La prossima volta entriamo in un palazzo. Sì, per cercare. Mi hai fatto un po' gli investigatori. Allora, salutiamo Beatrice Baratto, Tix Ferrari 886, Patrizia Durando, Luigi Stampinato, Noemi Bramante, 2008 Stefano, poi Azzurra Spigariol 9, che ci ha chiesto se possiamo dirvi se potete seguirla su Instagram, quindi se vi fa piacere seguitela, e poi Vera Ereni, che ci ha fatto una dedica. Ovvero, Tina e Pippo, siete fantastici. Dopo un po' di tempo che guardavo i vostri video mi sono stancata, e nei video con Liu, non so come si scrive, è scritto in tuo modo, vi ho detto che mi disiscrivevo dal vostro canale, ma avevo sbagliato di brutto. Siete fantastici. Tina è una ragazza bella e intelligente, che vuole tanto bene al suo adorabile fratellino Pippo. Pippo invece è un bambino che non molla mai e continua a lottare per volere quello che vuole. E anche lui ama tanto la sua sorella meravigliosa Tina. Un bacione. Mi salutate nel prossimo video, per favore, e potreste leggere la mia dedica. Grazie, con tantissimi cuoricini. Grazie mille, veramente. Mua. Ti mandiamo un bacione, ma anche tutti i amici panda, vi mandiamo un bacione enorme. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Dai, te l'ho detto. Vai, se siete nuovi, iscrivetevi al nostro canale, così abbiamo tanti altri video. Condividete questo video con i vostri amici e lasciate commenti. Esta. Bomba! Ragazzi, mi raccomando, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Vi ringraziamo tantissimo. E quindi saluti da Tina e Pippo e Liu. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Abbiamo tutto! Che bello!